Ben approdati nuovamente sul mio canale. Stranamente, magicamente, nuovo video di prodotti finiti. Intanto qua c'è Schiscarrella serrande. Forse ci sarà una guerra tra cani e le finestre sono aperte per la mia sopravvivenza. Ma penso che tutti sarete nella stessa condizione. Nonostante io non abbia fatto da molto tempo... Cioè, nonostante non sia passato molto tempo da quando ho fatto l'ultimo video di prodotti finiti, oggi riempio un'altra busta, raga. Incredibile. Quindi, visto che la roba è tanta e c'è un po' di tutto, pure per la casa, vedevo da un paio di dritte, andiamo a incominciare. Tiro su come sempre a random e uno dei miei prefe della vita è questo, a parte i bagnoschiumi di Yves Rocher in generale, e questo al Monoi è, assieme a quello al Cocco, uno dei miei top forever and ever. Buonissimo, penso che il Monoi di Yves Rocher è uno di quelli col profumo più buono in assoluto. Pazzesco. Tra l'altro ho scoperto solamente qualche settimana fa che è shampoo e doccia insieme. Cioè, provate a lavare i capelli, raga. La chiavica, non lo fate mai. Ottimo come bagno schiuma, lascia la pelle morbida e profumata a lungo, ma come shampoo, una zozzeria. Non si sciacqua mai e non lava una minchia. Quindi, come bagno schiuma ve lo promuovo senza alcun problema, come shampoo non fate il mio errore. Altro prodotto di Yves Rocher, e sempre da linea Monoi, per chi ha un prodotto ogni volta, e questo è un gommage con all'interno un olio corpo, e serve anche a rendere l'abbronzatura più luminosa, abbronzatura che quest'anno non ho assolutamente. Però il gommage, gente, è di un buono inenarrabile. Allora, non so voi, ma io sono portata a pensare, più è granuloso, più i granuli si sentono passandolo fra le dita, più è efficace. Assolutamente no. A parte che il gommage è una cosa un pochino diversa, è già a prescindere più delicato, ma ha un potere esfoliante che è pazzesco, gente. Lo passate sul corpo e lo sentite che è delicatissimo, ma esfolia davvero a fondo, toglie bene le cellule morte, lascia la pelle liscissima, morbida, idratata e profumatissima. Unito al bagno schiuma è qualcosa di pazzesco. Poi, quando ci voglio andare un po' più pesante, utilizzo insieme anche questo che è terminato ed è il Coconut Coffee Scrub di Frank Body. È pazzeschissimo, gente, questo mi sembra costi 8 euro la confezione da 100 grammi ed è davvero molto efficace, perché io con due manciate ci scrubbo tutto, regà. Di solito questo lo utilizzo nelle zone un po' più toste, quindi gomiti, ginocchia, talloni, piedi, nelle zone insomma in cui ne sento maggiormente la necessità. Questo invece su tutto il corpo è ottimo, io l'ho utilizzato anche sul seno e non ho avuto alcun tipo di problema. Questa è una combo assolutamente pazzesca, questo l'ho già ricomprato, questo voglio vedere se magari con i saldi lo si trova, perché lo si riprende volentierissimo. Terminato anche un bagno schiuma di Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Questi di Legna Repair li ho presi praticamente tutti, sono tutti infusi con siero alla cheratina e proteine. Ne ho presi tipo, sono 3 o 4, li ho presi tutti quanti. Questo in particolare è nutrimento intenso, maggiore resistenza, magnifici fino alle punte per capelli lunghi e inariditi. Non sono più così tanto lunghi, ma inariditi ci posso mettere la mano sul fuoco, gente. Comunque,
profumo meraviglioso e fa il suo dovere, lava bene i capelli, li lascia discretamente morbidi, si sciacqua piuttosto bene e non me ne trovo residui né sulla cute né all'attaccatura dei capelli, che sono i punti in cui magari è un po' più difficile andare a sciacquarlo. Quindi per me è un ottimo shampoo da supermercato. Di Inci non ve ne parlo perché non è una delle mie peculiarità, quindi come shampoo da supermercato io mi ci trovo benissimo. Tra questo, il Dimension e i Sunsilk sono i miei prefe, quindi se non trovo l'uno prendo l'altro. E anche questo, se lo ribecco, magari in offerta da quel sapone, se riporto a casa. Un prodotto per casa, gente! Io sono diventata drogata ormai della linea Winnis Eco Natura. E mi ci trovo veramente bellissimo. Bellissimo? What? E mi ci trovo veramente benissimo. A parte il profumo che è paradisiaco, io non so se sia l'aloe vera o cosa, ma vi lascia un profumo dentro casa che è proprio la frescura totale. Voi fate così e sentite la brezza che vi avvolge, fresca, predestina in un prato fiorito, meraviglioso. Qui c'è scritto con estratto di aloe vera bio, ma non riesco a trovare. Pulisce, profuma, igienizza, freschezza, freschezza, io non lo so oggi come so parlare, gente, qua c'è qualcosa che non va. Freschezza naturale, e io di solito lo unisco anche al detersivo Alba bianco, che è toppissimo, metto un tappo di questo, un tappo di quello e ci faccio tutta casa. Bomba! Sentite? È tornata la mamma che lava i piatti, ci stava mancando tantissimo. Lasciate un saluto alla mamma nei commenti. Pure questo, gente, ho già ricomprato, mai senza, sia questo che il detergente per tutte le superfici, spray. Ci vengono benissimo i specchi e pure i vetri. Questa, gente, è stata una scoperta assolutamente scioccante, perché io ho provato di tutto, tutti i detersivi più famosi, più blasonati per il Vichui, ma questo mi ha salvato la situazione. Veramente è di Arcalia Casa. Arcalia è la linea, cioè sia quella beauty che quella per la casa, appunto, della PAM Panorama. Quindi se non trovate la PAM o trovate la Panorama. E questo è pazzeschissimo perché mi fa un VC così brillante, bianco ottico, sgrassato, perfetto, profumato de pino, igienizzato. E VC gel disincrostante, questo verde, e questo sarà il terzo flacone che ricompro. E niente, vi devo segnalare, gente, provatelo e poi mi venite a dire. Ma tutti top stavolta, ma sono troppo contenta. Vediamo se spunta fuori qualche floppone, speriamo di no. Non esattamente un floppone, ma esce un ni. Allora, vi parlo delle salviettine di Primark. Queste H2O micellari, biodegradabili, bla bla bla. Sono 25 salviettine, costano pochissimo perché due pacchi costano 1,50€, quindi estremamente conveniente. Devo dire, sono morbide, delicatissime perché non danno nessun tipo di fastidio alla pelle. Imbevute borderline, perché le potevate fare un attimino più intrisette. Però devo dire che struccano bene tutto il trucco del viso, anche quello degli occhi, ma purtroppo non mi levano bene né mascara né eyeliner. Ci devo sempre riandare con il bifasico o comunque poi ripasso con la mia acqua micellare, che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video dei preferiti low cost, delle scoperte low cost, pardon et moi, le ultime scoperte low cost. Però non mi strucca completamente gli occhi. Molto peccato, e mi sembra che ve ne avevo parlato bene come first impression, ma continuandole ad utilizzare mi sono accorta di questa cosa. Quindi vado a rettificare la mia prima impressione. Del resto una first impression poi può tranquillamente modificarsi con l'utilizzo. E se mi dovesse capitare le riprenderei, perché comunque sono utili, vabbè, a parte per togliere gli swatch,
per dare una pulita ai pennelli tra un passaggio e l'altro e per togliere il trucco sul resto del viso in velocità. Per quello possono andare bene, ma mascara e eyeliner, ahimè, purtroppo no. Se riconfermano sul podio loro, le Quovis invece te levano veramente tutto. Sono delicate, ben intrise di prodotto e rimangono umide a lungo anche tipo se le lasciate lì, dopo magari esservi struccate e le volete usare in ultima battuta per un ultimo passaggio per pulire un pennello che. Sono stravalide, hanno un profumo buonissimo di mandorla e si sente proprio che la contengono. Tolgono anche il trucco waterproof. Esattamente, il claim è perfettamente rispettato e costano solamente 99 centesimi, voglio dire. Ahimè, terminato questo Tesori d'Oriente, profumatore per ambiente con i bastoncelli. E gente, cioè il packaging è talmente bello che mi ci sta a piangere il cuore l'idea di buttarlo. Io quasi quasi me lo tengo, compro delle ricariche che mi piacciono e lo rifillo perché è davvero bellissimo così esposto da qualche parte e voglio assolutamente metterlo esposto, troppo troppo bello. E tra l'altro continua a profumare nonostante dentro sia completamente prosciugato. E il profumo è qualcosa di Madonna Santa, buonissimo, buonissimo. Sono 200 ml il contenuto. A me è durato davvero un bel po', sicuramente più di 2 mesi, forse quasi, quasi 3. Giugno, luglio, agosto, sì, quasi 3 mesi, 2 mesi e una settimana più o meno. Quindi non è durato poco, diciamo. E quanto l'ho pagato? Mi sembra sui 6 euro, 5,90 forse. A parer mio ne vale la pena, ne vale la pena perché è un profumatore per ambiente che oltretutto arreda benissimo e profuma a lungo, il profumo si sente veramente tanto, cioè vi invade tutta la stanza e non solo. È ottimo. È proprio buono, gente. Se vi capita, prendeteli perché ne vale altamente la pena. Terminati i miei dischetti preferiti in absolute, questi di Cotoneve. Ogni volta che li trovo in offerta a 90 centesimi faccio scorta. Questo è l'ultimo backup finito. Ottimi, assolutamente impeccabili. Se vi capita di vederli scontati, prendeteli perché di solito io se ne vedo a 99, li vedo a 3,90, che è mica tanto. Ho finito questa lacca gigante della Eugène Perma Paris Artist. E questa è una lacca professionale che ho battuto a Dani, nel senso che una volta è venuto qua perché abbiamo fatto insieme una cliente per una cerimonia. Lui ovviamente si è portato i suoi prodotti perché lui oltre a fare tutto quello che fa, cioè 200 milioni di cose, il mio BFF. Fa anche l'acconciatore e il parrucchiaio. E questa lacca gli è rimasta da quando ha lavorato al musical Hairspray che hanno fatto, credo, un paio d'anni fa. È enorme, gente, sono 500 ml di lacca e io che non ne faccio un uso così smodato ci ho messo tantissimo a terminarla. Ma come tiene lei? Nessuna lacca. Questa è diventata proprio the first in assoluto. Infatti dovrò chiedergli come procurarmela perché è ottima, pazzesca. E come lei non ce n'è nessuna, l'unica che ci si avvicina è la Splendor. Bomba. Mi dispiace pure di quella butta confezioni visto che è del musical Hairspray. So proprio la peggio. Un pochino di candele che io brucio sempre, continuamente anche in estate, soprattutto candele bianche perché le candele bianche mandano via energie negative, attirano quelle positive, purificano l'ambiente e insieme alla loro carissima amica lampada al sale dell'Himalaya. Attiriamo le energie positive, ci servono. Quindi ho consumato questa di Primark. Vi dirò la verità, il profumo
Non si sente tanto, purtroppo. Questa l'ho bruciata più che altro per il suo potere di energia positiva, di attrattiva, perché in quanto a profumazione mi ha lasciato un po' così, devo dire, davvero impercettibile. E, no, non mi ha fatto impazzire come profumo, quindi questa penso che non la ricomprerò. Queste sono delle vecchie conoscenze sul mio canale, ho visto che da Pam le hanno rimesse, sono molto molto felice. E questa è la mia preferita al muschio bianco, candele profumate di Atmosphere. Costa 1,49 € l'una, il profumo del muschio bianco è paradisiaco, fresco ma dolce, leggermente speziato. Buone, buone, buone. Durano veramente tanto, anche più di 24 ore. E espandono veramente un ottimo profumo. Queste si sentono, raga. Un altro profumatore per ambiente, questo è Sweet Home Collection. E gente, vi devo dire, questo l'ho pagato 2,99 €. Credo che sia di meno, perché mi sembra che questo sia 100 ml, la metà di quello, ma durano veramente tanto 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 questi qui, ma proprio tantissimo, perché a me sarà durato 3-4 mesi, forse anche 5, finiva più, ma ero quasi stufata, volevo cambiare fragranza. Questo credo che sia quello alla vaniglia. Sì, esatto, strabuono tra l'altro, e questi se li beccate ve li consiglio tantissimo. Questo è proprio un top scoperta del momento, perché io non li avevo mai acquistati, questi della Sweet Home Collection. Tra l'altro non mi ricordo neanche dove li ho presi, però vabbè, ce li hanno un po' dappertutto, nei casalinghi vari eccetera, credo questo l'avevo preso forse da Casabella. Ecco, se vi capita piatelo, perché questo è proprio il top dei profumatori per la casa con i bastoncelli. Qualche maschera, quantomeno di quelle usa e getta, perché poi sto facendo anche delle maschere che sono in tubetto, e quelle ovviamente finché finisco il tubetto qua ce le vedete. Comunque, questa di Sephora al cocco, buonissima. Tutte le maschere di Sephora io le adoro, quindi ve le consiglio tutte. Sono ben intrise, proprio inzuppate di siero, e io ci faccio due applicazioni ogni volta. Quindi la metto una prima volta, la tengo anche più di 20 minuti, la tolgo. Qua dentro c'è siero fino a qua. Io la piego, la rimetto dentro, chiudo con una pinza, la metto nel frigo e la tengo anche fino a un paio di giorni. Così un paio di giorni dopo me la rifaccio. Cioè, favolose. Prima non erano così le maschere di Sephora, devo dire. Adesso hanno enormemente migliorato. Questa poi al cocco c'ha un profumo meraviglioso. E sempre di Sephora ho fatto anche questa qui, che è al lici. Ottima, ottima anche questa. Idratante e illuminante. Ovviamente io vado sempre con l'idratante. E questa invece è nutriente e lisciante, quella al cocco. Poi ho provato questa maschera di questo brand Grazie, boh, non so come andarlo a pronunciare. Comunque c'è un minuscolo negozietto che si trova su Via del Corso, e le ragazze che lavorano lì sono sempre fuori e ti lasciano dei campioncini di maschere, creme e roba varia. Mi avevano lasciato questa maschera liftante, e l'ho fatta una sola applicazione all'interno, però devo dire si tiene 5 minuti. Senza infamia e senza lode, dimo così, acqua fresca, boh, non mi ha molto fatto impazzire sinceramente. Boh, forse con una sola applicazione non si vedono i risultati, non saprei, loro garantivano di sì. Comunque non l'andrei sicuramente a comprare. Poi ho fatto questa maschera qua che adoro, ed è della linea Hydra Life di Dior, di cui ho anche il detergente viso pazzesco. E questa è una maschera che va ad affinare la grana della pelle e a purificare in maniera delicata, perché è una maschera all'argilla rosa.
Con questo campione sono riuscita a fare due applicazioni. Non è l'unico campione che ho, ne ho avuti anche altri. E l'ho potuta provare diverse volte per rendermi conto del fatto che mi piace da morire, ma costa una sassata. Quindi andiamoci al mini Dior. Prima o poi la riprenderò. E è bella, si tiene su pochissimo, soltanto 3 minuti. E in 3 minuti vi assicuro che vi lascia la pelle luminosa e vi va veramente a migliorare la grana della pelle, ma soprattutto la luminosità, la morbidezza. Ottima, ottima, ottima. Peccato che costa una sassata, appunto. Ah, e poi Purifying Nose Strip di Essence. Questi sono i miei preferiti, non riesco più a trovarli nelle OVS. Sono abbastanza disperata, spero di riuscirci. Appena ne becco un espositore, prendo tipo 10 confezioni, perché come te purificano loro, non te purifica nessuno. Horror, horror, horror. Floppone. Già ve ne ho parlato nel video dei flopponi. Sono di Soffice, struccante microfibra micellare. Sarebbero praticamente quelle che so, tipo panno Swiffer imbevuto? No, escono fuori quasi asciutti. Scartravedano la pelle. Sono proprio fastidiosi, irritanti e non struccano una mazza. Quindi li ho finiti per togliere gli swatch. E manco quelli levavano. Felice di averli terminati. Li voglio vedere mai più. Stateci. Allora, qualche prodottino di make-up. Abbiamo finito il Glow Tonic di Pixi, che è un prodotto che sapete mi piace da morire. È un tonico ad effetto principalmente illuminante. Va anche a dare proprio una bella sferzata di energia alla pelle, a rinfrescarla, e con questo profumo pazzesco di zenzero. Adoro, per me fa proprio anche effetto aromaterapia, a botta di vita, e contiene il 5% di acido glicolico. Per questo io in estate questo lo vado ad applicare soprattutto la sera, proprio per dare il tempo alla pelle di ammortizzare questa lieve esfoliazione, in modo che non sia poi troppo sensibile per l'esposizione al sole. Quando riesco a uscire, perché mi regge l'anima e non muoio con 43 gradi. Terminato anche questo Strong and Clean. Questo è l'unico solvente per unghie che veramente leva tutto. Perché, anche se con un paio di passate, toglie anche i glitter, cosa che il solvente normale non toglie affatto. E lo amo. Extra Power, claim perfettamente rispettato, costa pochissimo, mi sembra 2 euro e qualcosa. Difficile che lo si trova negli stand, e io ogni volta che lo vedo lo prendo, anche se ce n'è una confezione intera a casa, perché non si sa mai poi quando lo ricicciano fuori. Quindi se vi capita, gente, provatelo, perché è favoloso. Con una passata di dischetto va via tutto. Love. Devo ricomprarlo, però non ho neanche un backup e non si trova. Terminata l'ennesima confezione del cancella età di Maybelline. Questa è sempre la light, che adesso terrò da parte per un po', perché un lieve colorito l'ho pure preso, e niente, lo amo, love love forever. Ottimo per pelle secca, per occhiaie problematiche, plissettate, mature, che tendono al secco. Ha un film leggerissimo, sottile, impercettibile, si sfuma in un attimo, dura a lungo, copre benissimo le occhiaie, e per noi non più fanciulle è veramente un alleato perfetto. E con quest'ultimo prodotto il mio video si conclude qui. Spero con questa carrellata di prodotti finiti, che poi ogni volta ognuno è perfettamente recensito, di avervi dato delle dritte interessanti, dei consigli utili, sia per evitare delle sole che per testare dei prodotti approvati e testati fino all'ultima goccia. Per qualunque cosa vi aspetto come sempre giù nei commenti.
E detto questo, io vi saluto, vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti, vecchi iscritti, nuovi iscritti, che siamo arrivati a 1500 gente, magari vi ringrazierò adeguatamente in un altro video e magari so preparare pure qualche sorpresina, chi lo sa. Restate sintonizzati e ci vediamo al prossimo video.